Uno va in vacanza, sa che la sua macchina può contenere 2000 foto, fa 2000 foto. Allora, in questo senso, cioè, vale la pena secondo te, magari appunto partecipando a un evento, scattare magari anche dello stesso soggetto tante fotografie per poi scegliere quello adatto, o meglio magari fare un lavoro prima che valuti, come dicevate, la luce, l'esposizione, anche il momento della giornata e magari studiare un po' quello che precede lo scatto? Sì, forse questo è anche un po' più zen, nel senso della ricerca del momento, per poi il problema magari della tecnologia è che avendo la possibilità di fare molte Uno si cose scatena. ti permette di avere magari minore attenzione, fai 1000 foto ma con meno attenzione. Un approccio che arriva da capire prima il momento ed arrivare alla foto è un approccio quasi più zen della ricerca della perfezione, dell'attenzione, che magari è utile dal punto di vista della concentrazione, però dall'altra parte c'è il rischio che in quel momento succede qualcosa Te lo e perdi. te lo perdi, per cui le due cose si combinano e vanno utilizzate nel modo giusto, nel Trovare senso l'equilibrio tra le due l'equilibrio cose. tra la ricerca del momento e la possibilità di avere diversi numeri di fotografie archiviate nei supporti digitali. Un'altra cosa che ti chiedo, Daniele, Trieste naturalmente ha degli scorci fantastici, dal Carso al mare, però guardando anche un po' gli altri concorsi fotografici, un po' tutti quelli che vengono organizzati a Trieste, è vero che alcuni punti sono particolarmente amati, mi viene in mente il Molo Audace, il Castello di Miramare. Anche voi riscontrate o avete riscontrato in qualche concorso, in qualche corso, iniziativa, qualche luogo particolarmente gettonato? Piazza Unità, Piazza Unità. Ma penso che anche quello sia l'inizio, perché essendo tantissime persone che si approcciano all'inizio della fotografia, partono da quello. Dopo, partendo da quello, per saturazione cominceranno anche a spingersi verso altre direzioni, perché i scorci di Trieste sono bellissimi, da qualsiasi parte che guardi riesci a trovare delle panoramiche eccezionali. Il fatto che all'inizio venga posto sempre l'attenzione in una direzione può essere anche utile perché all'inizio uno la pone in quella direzione, dopo si stufa e si sposta a scoprire nuovi punti di vista, Ce ne sono, insomma, che ce ne parecchi. sono tantissimi. Stefano, siamo negli ultimi minuti, volevo chiederti ancora qualche curiosità perché so che avete creato anche un magazine. Sì, esatto. Adesso è online. Uno lo trova sul sito Dottart, in alto a destra c'è il link. Questo perché Dottart non vuole essere solo fotografia, Dottart vuole essere anche scrittura, anche pittura. Ovviamente diciamo che la fotografia è la più facile di tutte perché è visiva. La scrittura è già più difficile perché uno deve leggere. Io ho visto rispetto agli accessi che abbiamo noi al sito, che sono più di 2000 al mese, pochi sono andati a leggere. Cliccano sulle foto, Cliccano insomma. sulle foto perché piacciono. Comunque stiamo arricchendo il blog anche con le foto. Adesso un blog, un giorno vorrebbe diventare anche un giornale stampato e un periodico almeno trimestrale. Beh, Ecco, insomma, questo è uno degli comunque obiettivi per il sì, futuro. c'è una stupenda redazione che si sta dando da fare, sta facendo interviste e si sta ampliando. Stiamo cercando collaboratori che voglia di scrivere e quindi fatevi sempre vivi. I riferimenti ce li avete sul sito. Sogni nel cassetto per il futuro, più che altro, più che sogni, insomma, impegni che vorreste prendere, o magari qualche idea, c'è qualcosa che bolle in pentola, o proprio il magazine è già, insomma, una cosa da sviluppare. Il magazine è forse la cosa più grossa che stiamo sviluppando adesso. Per me un mio sogno nel cassetto è andare a mettere una bandierina su ogni stato europeo per fare una mostra. Beh, ambizioso come Sì, sogno, però. però c'è. E fare lo stesso con altre mostre a Trieste, portarle qui. Ecco. Invece Daniele, cosa possiamo dire ancora, magari secondo te, da sviluppare per quanto riguarda l'associazione o magari anche qualcosa da dire a chi sta partecipando attivamente alle vostre attività o magari proprio ascoltandoci ha voglia di essere coinvolto? Cosa possiamo dire anche in questo senso per il futuro di Dotart? Beh, di contattare l'associazione anche proponendo delle idee, perché da un lato c'è l'obiettivo di riuscire ad avere uno spazio più ampio dove creare delle mostre, e dall'altro c'è anche la capacità di assorbire idee nuove e di svilupparsi nelle direzioni che gli stessi soci vanno a proporre. Per cui c'è un approccio aperto rispetto alle idee. Quindi aperti a tutte le idee, a tutte le proposte e collaborazioni, diciamo così.
Sì. Abbiamo detto allora www.dotart.it, trovate anche le indicazioni per chi vuole partecipare a Trieste, la città, il territorio, quindi insomma proprio durante le vacanze, chissà il momento giusto per catturare qualche scorcio, qualche immagine, quindi scatenatevi, insomma sul sito avete tutte le informazioni. Io ringrazio Stefano e Daniele per averci fatto compagnia oggi, grazie. Grazie a te. Noi ci fermiamo qui, io vi ricordo come ogni venerdì l'appuntamento in edicola con il mercatino, con tanti approfondimenti sull'attualità, gli appuntamenti, gli eventi a Trieste e in tutto il Friuli Venezia Giulia. Noi ci vediamo puntuali la prossima settimana, entreremo naturalmente un po' nel clima natalizio tipico del periodo. Ci fermiamo qui, buona giornata su Tele4.